Amici del canale, un saluto a tutti voi. Nel video di oggi parleremo dell'arte millenaria, della viticoltura e della sua potatura, e nello specifico della potatura del cordone speronato. Parleremo pure di morfologia della pianta, in maniera da poter capire come questa pianta reagisce ai tagli e alle potature, in maniera appunto da poter fare dei tagli precisi con cognizione di causa. Però prima, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella in maniera da ricevere le notifiche tutte le volte che caricherò altri video. E se il video sarà di vostro gradimento, commentatelo con gli amici, condividetelo e mettete pure un like, che è la gratificazione al lavoro che facciamo di settimana in settimana. Nel corso dei secoli si sono seguite diverse tecniche di potatura. Ma quella che io trovo più interessante è la potatura a cordone speronato. La trovo interessante perché tende a mantenere la pianta in salute con i tagli che faremo, e adesso vedremo il perché, e tende a contenere la pianta nella sua crescita e ci dà dell'uva di ottima qualità. La vite al suo interno ha un sistema vascolare formato dall'oxlema e dal floema. L'oxlema porta acqua e sostanze nutritive dalle radici a tutta la pianta, mentre invece il floema, con la fotosintesi clorofilliana delle foglie, porta sostanze organiche dalle foglie a tutta la pianta. Sostanze organiche che sono zuccheri, amminoacidi, flavonoidi. Quando arriva l'autunno e quindi con la caduta delle foglie, questo processo di sintesi clorofilliana non avviene più, non ricevendo più questi nutrienti, la pianta capisce che deve andare a riposo ed è questo il momento ideale per la potatura. Quindi abbiamo messo già un punto fermo. Per poter potare la vite bisogna farlo dal periodo della caduta delle foglie, quando non ci sono più foglie, a 15 giorni prima del risveglio vegetativo, della chiusura delle gemme. Altro concetto da definire è quello che noi con i nostri tagli e con il conseguente cono di disseccamento che avviene sotto il taglio andremo sicuramente a inficiare quello che è questo sistema vascolare e quindi facendo chiudere dei canali e quindi portando la pianta al disseccamento. Però noi andremo a fare dei tagli sul cordone speronato su rami di un anno, sempre su rami di un anno, raramente su rami di 2 anni. Di conseguenza, lasciando quella porzione di ramo per il cono di disseccamento, non succederà assolutamente nulla perché possa andare a inficiare quello che è il sistema vascolare della nostra pianta. Ok, detto questo, possiamo cominciare con la potatura. Per prima cosa disinfettiamo le forbici con alcol denaturato al 90%. Dopo aver spruzzato l'alcol, asciughiamo con un panno. E cominciamo il lavoro. Il primo anno, quando è stato messo a dimora, al di sopra dell'innesto abbiamo fatto un taglio a 2 gemme e sono venuti fuori 2 tralci. Il più vigoroso dei due lo abbiamo addomesticato qui al tutore per circa 60 centimetri e poi abbiamo creato il nostro cordone permanente. Nel cordone permanente, visto che era poco vigoroso all'inizio, abbiamo lasciato soltanto due punti di capofrutto. E come possiamo vedere sono abbastanza distanti, più di un palmo, quindi di 20 centimetri l'uno dall'altro, il che è la distanza ideale. Poi abbiamo cercato di prolungare il cordone, creando un altro capo a frutto da questa parte, ma chiaramente essendo che è troppo vicino, questo qui non lo sfrutteremo, lo andremo a tagliare perché farà da tiralinfa. Allora, come abbiamo detto, noi dobbiamo andare a operare sui rami di un anno. Questo qui è il ramo dell'anno scorso che abbiamo tagliato a 2 gemme e sono venuti fuori questi 2 tralci, uno questo e uno quest'altro. Tutto quello che c'è al di sotto di questo qua, di questo moncherino, viene tagliato tutto al colletto. Il colletto di corteccia, come possiamo vedere, è questo qua, che è questo ingrossamento che vedete qua, questo cordone,
E quindi i tagli dovranno essere fatti sempre in questo modo qui, al colletto, in maniera che tutto possa cicatrizzare meglio. Quindi tutto quello che c'è è nato al di sotto va tagliato al colletto. Anche quest'altro va tagliato al colletto. Noi tutti gli anni dovremmo rimanere con questa situazione. Per questo vi dicevo che è molto facile e veloce da potare il cordone speronato. Quindi andiamo a ragionare. Abbiamo detto che dobbiamo fare dei tagli sempre su rami di un anno, raramente su rami di 2 anni. Chiaramente se io volessi lasciare questo, se volessi lasciare questo, dovrei andare a fare un taglio qui sul ramo di 2 anni per eliminare questo. E quindi andrei a fare un taglio di 2 anni. Ma siccome la vigoria dei due tralci è uguale, io preferisco fare il taglio sul ramo di un anno. Quindi vado a tagliare sempre questo al colletto, rifilo il secco del moncherino che ho lasciato l'anno scorso, vedete è tutto seccato, il cono di disseccamento è arrivato fin all'interno, e poi andiamo a contare le gemme. Come possiamo vedere qui abbiamo la gemma di corona. Seconda gemma è questa qui, prima gemma, seconda gemma. Il taglio lo andremo a fare in questo modo, obliquo, in maniera che la lacrimazione scenda da questa parte e non vada a finire sulla nostra gemma. Perché essendo una lacrimazione di una soluzione abbastanza acida, potrebbe andare a bruciare la gemma. Quindi il taglio noi lo faremo sempre così, obliquo, in questo modo. Ed ecco fatto. Abbiamo potato, abbiamo rispettato le regole che abbiamo detto. Abbiamo tagliato su rami di un anno, abbiamo rifilato il secco, abbiamo lasciato il ramo di 2 anni, non abbiamo tagliato. Andiamo in quest'altro capo a frutto, in quest'altro castello, così come viene chiamato. Andiamo a rifilare il secco. Abbiamo da ragionare su questi. Moncherino dell'anno scorso, di 2 anni, è venuto fuori questo tralcio e quest'altro. Lasceremo questo che è abbastanza vigoroso, quindi andremo a fare sempre tagli sul ramo di un anno. Al colletto, rifiliamo il secco, andiamo a contare le gemme, intanto togliamo questo, come possiamo vedere 1, gemma di corona, prima gemma, seconda gemma, taglio obliquo. Nel verso opposto alla gemma. E andiamo a chiudere qui, che lasceremo chiaramente questo moncherino qui che farà da tirolinfa con una gemma, la gemma di corona. Ecco qua un altro capo a frutto. Come possiamo vedere, un altro castello. Ramo di 2 anni, l'anno scorso è stato tagliato qui. Abbiamo rifilato il secco. Andiamo a fare il taglio sul legno di un anno qui. Qui abbiamo un altro capo a frutto di un anno e andiamo a fare il taglio. Lasciamo circa un 3 cm per il cono di disseccamento. Come potete vedere, il taglio obliquo opposto alla gemma. Taglio sul legno di un anno, colletto, due gemme. Moncherino dell'anno scorso. Taglio. Questa volta preferisco fare un taglio perché è molto più vigoroso questo. Faremo un taglio sul ramo di 2 anni, però chiaramente lasceremo per il cono di disseccamento. L'anno prossimo lo rifileremo. Seconda gemma, gemma di corona, seconda gemma. L'anno prossimo ci ritroveremo sempre in questa stessa situazione. Come possiamo vedere qua abbiamo il nostro moncherino che abbiamo tagliato, qui verranno fuori i due tralci ed il prossimo anno andremo a fare sempre gli stessi tagli, quindi di anno in anno faremo sempre tagli uguali. Ed ecco fatto, come avevamo detto nella premessa,
preferisco adottare questa pratica di potatura per diversi motivi. Uno, perché facciamo sempre tagli di un anno, quindi con il cono di disseccamento non andrà ad inficiare quello che è il sistema vascolare della pianta. Seconda cosa, che sono molto veloci e molto pratici, perché sono sempre tagli, sempre uguali, ogni anno sempre gli stessi tagli. E terzo, perché conteniamo la pianta entro certe dimensioni. Ok, con questo si conclude il video. Vi ringrazio per la visione, buone potature a tutti. Se vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo con gli amici e commentatelo e iscrivetevi al canale soprattutto, mi raccomando. Attivate la campanella in maniera da ricevere sempre le notifiche tutte le volte che caricherò altri video. Un saluto, ciao, alla prossima.